Potrebbe davvero essere la frase che abbiamo trovato qui dentro la parola d'ordine per aprire la porta. Ma sì, come non c'è? La porta, non c'è la chiave. Nemmeno questa. È tutto bloccato. Il profumo. Lo sta spruzzando sui nostri vestiti. Vuoi trasformarci? Aspetta! Che cos'è? Sembra un telecomando. Che c'è? Si è aperta. È che ho premuto, ci sono tre pulsanti. E se premi il terzo, quello che ancora non hai premuto, cosa succede? Vai. Il dottor Genio potrebbe stare lì ad aspettarci. L'importante è non respirare. Dottor Genio è il più forte. Apertura porta. Dottor Genio, a noi due. Facciamo molto piano. Si apre. Oh mio Dio. Secondo te c'è qualcuno? Non lo so, ma è buio, molto buio. Forse è lì dietro. Guarda lì. Ma è il nostro libro. Che ci fa qui un nostro libro? Shhh, accertiamoci che non ci sia il dottor Genio là dietro. Shhh, vai piano, va a controllare. Cosa c'è lì dietro? Piano. Continua. La stanza continua. Continua, ma non si vede granché. Oh mio Dio, cos'è? La stanza si rimpicciolisce. Sembra tipo un passaggio. Oddio, aspetta, sta attento. Non riesco a capire. Dovremmo accendere una luce. Ci sarà una luce qui dentro, no? Lì c'è una luce. C'è qualcuno? No. Sembra che non ci sia nessuno. Oh, no, non è un passaggio. È come un nascondiglio. E il dottor Genio? Dov'è questo libro? Questo qui da dove l'ho preso? Aspetta, non è il nostro libro. Eric! Oh. Dottor Genio, qui non c'è. Chiudi. Ragazzi, guardate qui. Vi ricordate cos'è questo, no? Questo qui è il libro con la microspia. Questa è la microspia che noi abbiamo dato al dottor Genio per controllarlo. Ed è qui nella stanza segreta. Hai capito perché il radar diceva che era sempre qui con noi? Perché lui aveva lasciato qui il libro con la microspia, con il rilevatore di posizione. Non era il dottor Genio ad essere qui. In realtà il dottor Genio poteva essere chissà dove a fare chissà cosa. E forse, se questo libro è qui, forse ci ha scoperti. E ha scoperto la microspia. Ecco perché l'ha lasciata qui. Per depistarci. Oh, accidenti, stupida microspia. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, io sono E io sono Dominique. E chi siamo, Nadia? Chi siete? Siamo insieme. Ma adesso ci troviamo nel nascondiglio del dottor Genio. Il nascondiglio segreto che abbiamo scoperto sotto la nostra casa, ragazzi. Che abbiamo aperto grazie alla parola magica scoperta nelle pagine del nostro libro, scritte dal dottor Genio quando lo ha creato. Grazie a voi abbiamo scoperto quella parola d'ordine. Grazie a tutti voi che avete letto il nostro libro. E se ancora non l'avete fatto, trovate sempre il link in descrizione per prenderlo. Ma adesso che siamo qui dentro, Eric, dove sei? Sto controllando. Ecco, bravo. Ora dobbiamo perlustrare questo posto nel più breve tempo possibile, raccogliere tutti gli indizi, qualunque cosa che ci può servire, perché adesso il dottor Genio non c'è, ma potrebbe arrivare da un momento all'altro. Però, se ci pensi, deve esserci un motivo per cui il dottor Genio ci ha bloccati in casa per non farci venire qui sotto. Se era solamente un tranello, dato che abbiamo trovato la microspia qui, non avrebbe avuto senso. Se lui ci ha bloccati in casa è perché qui c'è qualcosa di nascosto. Potrebbe esserci un passaggio segreto. Dopotutto, se il dottor Genio vive qui dentro, non penso che questo spazio basti. Beh, effettivamente è un po' piccolino, ma non dimentichiamoci che era chiuso con una parola d'ordine, ragazzi. Una parola d'ordine. Deve esserci qualcosa qui sotto, perlustriamo. Voi lasciate like a questo video se volete aiutarci a scoprire che cosa nasconde il dottor Genio e fermare i suoi piani. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Qui ci sono dei detersivi. Non mi sembrano strani, non mi sembrano delle sostanze chimiche particolari. Oh, beh, non saprei. Siamo sicuri che siano solo detersivi? Meglio non toccare troppo. C'è un lavandino. Ho controllato, esce acqua. E cosa vuoi che esca da un lavandino? Dei bastoni. Sembrano cose per fare le pulizie. A quanto pare il dottor Genio è un tipo pulito. Questa cosa è strana. Questo cos'è? Sembra
Un ombrellone. A quanto pare è un tipo che ama rilassarsi in estate. Una luce, una paletta. Guarda, c'è un altro di quell'oggettino fuori la porta. Secondo me la parte che nasconde qualcosa è proprio quella lì. È la parte più nascosta ed è anche la parte che mi fa più paura. Vorrei andare a perlustrare, ma ho veramente tanto, tanto timore. Vai, dai Eric, coraggio. Io fidati lì dentro. Vedo delle sdraio. E se ci fosse un passaggio lì sotto, qualcosa del genere? Eric, non abbiamo tempo, dobbiamo controllare. Fa infetta, non possiamo tenere questo dubbio. Dai, vai lì dentro. Io sarò qui. Stai attenta se arriva il dottor Genio. Tranquillo, la porta è chiusa, almeno per il momento. Dimmi cosa trovi. Ci sono delle bottiglie d'acqua. Una trappola. Una trappola? In che senso una trappola? Una trappola per topi. Oh mio Dio! Oddio, ci sono i topi! Io mi preoccuperei del dottor Genio. Ma i topi? Secondo me il dottor Genio abita qui. Poverino però, abita in un posto un po' scomodo. Ma come fai a dirlo? Io non penso si possa vivere qui sotto. Beh, perché no? Lì si lava, qui c'è un tavolo che monta quando deve mangiare, le sedie, le sdraio per rilassarsi, i detersivi per pulire, l'ombrellone per pararsi dal... Va bene? Aspetta, dov'è che dorme? Te lo dico io, come fa a vivere qui? Ma guarda, Dominique, c'è anche l'acqua da bere. Che cosa vuoi che ci faccia con l'acqua? L'acqua da bere? Sì, guarda, aspetta un attimo, vediamo cosa c'è. Ci sono delle buste. Cosa ci sarà in queste buste? Magari sono le buste con cui fa la spesa. La spesa? Controlla, controlla, Eric, vedi cosa c'è lì sotto. Oh mio Dio. Che c'è? Che c'è? Che hai visto? C'è anche un profumo. Un profumo? Come un profumo? Qui dietro l'acqua. Oh mio Dio, intendi quel profumo, Eric? È la stessa boccetta, Dominique. Guarda, è qui, proprio dietro le bottiglie d'acqua. Oh mio Dio, è lei. È quello, è quello. Abbiamo trovato un'altra boccetta di quel profumo. Oh mio Dio. E forse è proprio quella che aveva in mano quando è entrato in casa nostra. Quindi conservava qui il profumo. Quindi questo è uno dei suoi nascondigli. Ragazzi, se questo profumo è qui, significa che il dottor Gini è stato qui da poco. E questo significa che potrebbe tornare da un momento all'altro. Potrebbe tornare, Eric, dobbiamo fare in fretta, sbrigati. Guarda cosa c'è, scappiamo. Sto controllando le buste. Cosa sono delle buste? Qui c'è una prolunga. Una prolunga? Sì, e lì dentro ci sono dei cuscini. Dei cuscini? Ma sicuro non ci sia niente di più interessante? Nello sdraio? E quella cos'è? Una scodella. C'è anche un ventilatore. Secondo me vive davvero qui. Poverino. Però stavo notando una cosa, Dominique. Cosa, Eric? Fai in fretta. Guarda le bottiglie. Che hanno le bottiglie? Perché ti concentri su delle bottiglie d'acqua? Tu, quando compri le bottiglie d'acqua, non sono sigillate con la plastica? Non è sigillato che fa... quando le apri? Sì, sì, e quindi perché ti concentri su delle bottiglie d'acqua? Se non c'è niente andiamo. E poi non c'è neanche l'etichetta. Sono strane. Oddio, passami una di quelle bottiglie. Guarda. E dici che erano davanti il profumo? Oh, oddio, Eric, se quella lì non fosse acqua? Cosa vuoi dire, Dominique? Beh, il profumo, dopo tutto, il profumo del dottor Genio è trasparente, proprio come l'acqua. E se queste qui non fossero bottiglie d'acqua, ma fossero bottiglie della sua scorta di profumo, Eric? Questo significa che ne ha litri? Potrebbe essere tutto profumo che riesce a trasformare le persone nei propri alter ego e che riesce a far perdere il controllo di se stessi. Potrebbe essere la sua scorta di profumo che ha inventato. Aspetta, Dominique, ma come facciamo a esserne sicuri? Beh, non lo so, non puoi mica odorarlo. Ma non c'è più tempo, è tardi. Io li afferrerei comunque, prendile e andiamo. Devo prenderli? E cosa facciamo? Le portiamo in casa nostra? Vuoi lasciarle qui? Vuoi lasciarle in mano al dottor Genio? Prendile e andiamo! Ok, ok, hai ragione. Meglio andare. Non sono pronto ad affrontare il dottor Genio. Prendile tutte. Quante sono? Non lasciarne nemmeno una. Magari se non ne altre, siamo salvi. Andiamo, prendiamo tutto e scappiamo. Riprendiamoci anche la nostra filosofia e il nostro libro. Via, andiamo! Sta attento, se è davvero profumo è pericolosissimo. Andiamo, facciamo piano. Forza, usciamo. Spegni la luce. Aiuto. Ok, lasciamo tutto per com'è. Chiudi. Beh, ciao, porta.
È stato proprio un piacere, grazie. Ma smettila di parlare con la porta, andiamo! Però, se è possibile, signora Porta, evita di raccontare tutto quanto al dottor Ginio. Ma che dici? Ciao! Ok, ragazzi, si torna a casa. Che ansia. Dominique, ma non pensi adesso che aver derubato il dottor Ginio non sia una buona cosa? Che ansia, andrà su tutte le furie. Adesso solo voi devi entrare in casa e starmene tranquillo. E adesso cosa ci facciamo con queste? Non lo so, vedremo cosa farci. Dove sono le chiavi? Prendo le chiavi, apri, fai fretta. Attento a queste bottiglie, se si rompono, se cadono. Oh mio Dio. Apri, devo prendere cosa. Oh mio Dio. Eric? Cosa dicevi sul fatto di starcene tranquilli a casa nostra? Cos'è successo qui dentro? Dominique, ferma. Il dottor Ginio potrebbe essere qui. Oddio, hai ragione. Fai controllare. Queste è meglio che le poggio qui, con calma. Sta attento, aspetta. Il gatto sembra un po' stressato, sembra un po' spaventato. Ehi, tutto a posto? Controllo le stanze. Controllale tu. Che? Insomma, Eric, mi sembrava che stavi andando per una volta. Dai, vieni con me. Ehi! C'è qualcuno? Piano. Qualcuno? Dottor Ginio, ci sei? Sembra vuota. Dottor Ginio? E se fosse tornato con il profumo? Non penso. Se il profumo l'abbiamo noi, siamo a posto, almeno in questo. E allora perché è entrato in casa nostra stavolta? Ragazzi, vi ricordate delle telecamere, no? Quando abbiamo deciso di trasformare la nostra casa in un quartier generale, non potendo più uscire per andare a cercare il dottor Ginio. A proposito, Dominique, adesso tocca a me essere il comandante del quartier generale. Cosa? Ma ti sembra il momento di parlarne, Eric? Insomma, dicevo, abbiamo piazzato in tutta la casa delle telecamere per essere a conoscenza di qualunque cosa fosse successa, e sono ancora attive, o almeno dovrebbero. Quindi questa volta siamo noi ad averlo fregato. Non ci resta che controllare le telecamere e vedremo che cosa ha combinato il dottor Ginio in casa nostra. Ok ragazzi, vi confermo che la telecamera era attiva, qualunque cosa è successa l'ha ripresa. Aspetta un attimo che cerco il momento. Dovrebbe essere successo pochi minuti fa, mentre noi eravamo giù, no? Mentre eravamo nel suo nascondiglio, lui è entrato qui in casa nostra. Ecco qui, vediamo. Fin qui tutto a posto, c'è il gatto. Era ancora tutto in ordine qui. Oh, vediamo, il gatto è spaventato. Che sta succedendo? Povera Alicia! Si è spaventata, che sta facendo? Ha messo tutto in disordine, questo l'abbiamo notato. Ma che sta facendo? Cosa vuole? Vuole farci un dispetto? Vuole mettere tutto sul quadro? Aspetta un attimo. Si sta guardando attorno. È come se stesse cercando qualcosa. Sta tornando sui tappeti. Sui tappeti? Ma cosa cerca? Sì, guarda, sta cercando in effetti, guarda. È in ginocchio. È come se avesse perso qualcosa. Ma lui ha perso qualcosa. E deve essere qualcosa di importante per lui. Sta cercando per bene ovunque, guardate. Controlla sotto il divano. Sembra molto agitato. Non l'abbiamo mai visto così tanto agitato. In cucina c'è rumore. Sta cercando anche lì. Beh, ha messo sul quadro anche lì. Dominique, secondo me sta cercando il telecomando. Noi sappiamo che cosa ha perso. Aspetta. Grazie a quello siamo liberi. Aspetta, magari trova qualcosa. Stiamo a guardare. Sta ancora andando. Nulla. Sta cercando ovunque. Ha cercato praticamente in tutta la casa. Oddio. Rieccolo tornare. Non ha niente in mano. No, sembra terribilmente infastidito. Se ne va, non ha trovato nulla. Se n'è andato agitatissimo. Senza trovare nulla, senza trovare quello che stava cercando. Eric, dove l'hai messo il telecomando? Aspetta un attimo che lo vado a prendere. Eccolo qui. C'è? Non l'ha trovato, l'avevo conservato bene, l'avevo messo in un cassetto. Sono proprio sicuro che lui cercasse questo. Non c'è altra spiegazione. Beh, premendo il pulsante di quel telecomando noi siamo riusciti a liberarci, visto che è riuscito ad aprire tutte le porte di casa nostra che il dottor Ginio aveva bloccato, e a quanto pare riesce anche a richiuderle.
Serve a questo telecomando, no? Ma una volta che eravamo già liberi, perché lo cercava con tanto impeto? Beh, ti ricordo che un pulsante apre le porte, l'altro le ha chiuse, l'altro invece, l'altro ancora, il terzo pulsante, non sappiamo che cosa fa. Pensi che quel telecomando possa servire a qualcos'altro? Che il terzo pulsante possa fare qualcosa, magari qualcosa di più importante per il dottor Genio? Ed è per questo che lo cercava? Beh, potrebbe essere una spiegazione. Fin dal primo momento mi sono chiesto a cosa servisse. Beh, allora dobbiamo tenerlo nascosto. Noi non possiamo sapere a che serve. Ti vai! Possiamo sapere a cosa serve! Premiamo il pulsante, no! E lo scopriamo! No, no! Sta fermo, ma sei pazzo? Vuoi premerlo? Da qua, lo tengo io. Già una volta stavi rischiando di farci rimanere bloccati. Non puoi premere questi pulsanti a casaccio. Potrebbero davvero fare di tutto. Chissà che cosa potrebbe azionare. Chissà cosa potrebbe succederci. L'hai visto come lo cercava? E allora che cosa vuoi farci? E poi, Dominic, visto che tu sai tutto quanto, vorrei anche chiederti, con quest'acqua / profumo, che cosa vuoi farci? Giusto. Il profumo, o almeno quello che pensiamo sia profumo. Beh, non lo so. Entrambe le cose dobbiamo tenerle lontane dal dottor Genio, questo è sicuro. Secondo voi, ragazzi, quelle bottiglie contengono veramente quel profumo lì? E questo telecomando, secondo voi, che sembra tanto importante per il dottor Genio, a cosa serve? Dovremmo provare a schiacciare il pulsante. Beh, ragazzi, cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti, vi leggeremo tutti quanti. Nel frattempo, lasciate like a questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla e seguiteci su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Angelica Trigila, Matteo Fusco, Giada Peluso, Vanessa Reda e Musa Gashi. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao, belli, troppo belli, belli, bellissimi. Ci vogliamo troppo bene e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. D'insieme, d'insieme.